Palermo prosegue l'iniziativa promossa dalla regione cosiddetta Accanto agli Ultimi per le vaccinazioni anti-Covid ai senza tetto. Da una parte i furbetti del vaccino, quelli che vogliono saltare la fila, e dall'altra parte quelli che invece non hanno mai fatto la fila perché non credono che possano essere percepiti come aventi diritto, talmente si sentono invisibili. E quindi serve qualcuno che si occupi di loro. E lo abbiamo fatto noi perché il diritto alla vita e il diritto alla salute non può conoscere distinzione alcuna. La Fondazione Sicilia ci ha messo a disposizione questo prestigioso locale, il commissario per il Covid ha approntato il personale sanitario e infermieristico, in collaborazione con altri enti abbiamo dato alla Sicilia la possibilità di accreditarsi ancora una volta come l'isola della solidarietà concreta. Speriamo che gli altri enti e le altre realtà territoriali della penisola possano imitare questo modello che non scopre assolutamente l'acqua calda, ma che testimonia come fra mille problemi e fra tante distrazioni guardare ai non garantiti diventa per il governo regionale una priorità. È un luogo di cultura e noi abbiamo pensato che anche la cultura della solidarietà deve essere motivo di impegno da parte della Fondazione Sicilia, che unitamente alla Regione e al Comune sta facendo una corsa contro il tempo per cercare di vaccinare tutti. E siamo pure noi voluti partire dai più deboli, deboli non fisicamente, ma deboli sotto il profilo economico, di senza tetto. È un'iniziativa assolutamente importante perché dimostra come fondazioni o istituzioni come la nostra non hanno un patrimonio proprio, ma è un patrimonio della città. Ecco perché abbiamo pensato di aprire il Palazzo Villazzito e le sale espositive e offrirle a chi ha bisogno. Non ci sono marginalità che non possono essere superate. Il segnale di poter fare in un posto dove il bello la fa da padrone, riuscire ad avere questa attenzione per la marginalità e per la fragilità, credo che sia uno degli insegnamenti più belli che questa pandemia ci debba lasciare. Perché se noi riusciamo almeno a prendere questo e ad assumere questo come un comportamento di vita nostro per il prossimo futuro, speriamo presto. A nome della città esprimere apprezzamento al commissario Renato Costa e al presidente e buon signore che hanno pensato di realizzare questa sintesi tra uno spazio artistico espositivo e le vaccinazioni. Devo esprimere grande soddisfazione perché loro sono arrivati prima della candidatura del loggiato di San Bartolomeo, che noi abbiamo pensato di mettere a disposizione sempre del commissario per vaccinare nei locali a piano terra del loggiato di San Bartolomeo. Ma credo che tutto questo la conferma di come siamo tutti convinti che mascherine e vaccini sono la via maestra per sconfiggere questo terribile male.